al Parkers di Napoli per questa piacevole sessione dedicata agli impasti possibili. Stasera siamo un po' mischiati tutti quanti, no? Perché io parlo di pizza, Gino fa il pasticciere, Salvatore, che normalmente è responsabile ai secondi al ristorante, è il nostro scienziato della lievitazione. Alfonso Pepe è il nostro campione, cioè nessuno di noi avrebbe detto 10-15 anni fa che avremmo mai avuto un pasticciere pluripremiato sul panettone. Come mantenere il lievito, come portarlo al punto di maturazione giusta. Questo lievito lo teniamo non così, lo teniamo in acqua. Salvatore invece, che è il mio secondo, ha parlato della panificazione. Stasera abbiamo fatto, io ho fatto due tipi di pane. Uno è un pane all'aglio, all'aglio rosso, che proponevo di abbinare con il baccalà mantecato. E un altro invece è un pane che esce un attimino fuori dai canoni del pane salato. Dove sta un attimino l'azzardo? Sta nel fatto che questo pane dolce può essere abbinato tranquillamente a qualcosa di salato. E poi abbiamo quest'altro pane che è una focaccia alla fine. Io ho fatto questa focaccia con un impasto semplice e normale. L'unica differenza è che questa qui viene completamente ricoperta d'acqua. Poi chiaramente è venuta la volta di Gino Sorbillo e quindi chiaro, non abbiamo bisogno di grandi presentazioni. Utilizzando la farina, questa qui rossa, questo non so se lo conoscete, il brutto ma buono, un dolcetto molto elementare, molto, molto semplice, che potete fare anche a casa. Questa sera, in occasione degli impasti possibili presentati da Scatti di Gusto, ho pensato di proporre il mio impasto possibile, due espressioni di falanghina del biotipo Falerna, una classica seguire anche una falanghina passita, Eleusi si chiama, passita, un vino che sicuramente si abbinerà molto bene ai dolci che verranno ad essere proposti dagli chef che andranno ad essere rappresentati questa sera. Infine ci sono stati questi straordinari mieli che sono stati offerti da tenuta alle masserie di che è praticamente la tenuta dove poi sotto ci sono le sorgenti di Ferrarelle. Che vi posso dire? Cercate di passare buone feste, cucinate tanto, state tanto insieme in famiglia e vi auguro delle feste saporitissime. Ciao!